amici esageratissimi sul canale di Stenico. Io sono Nico. E io sono Stesi, ma fallo un po' più lontano dal microfono la prossima volta. Sempre più vicino. Sempre più vicino. Ed eccoci tornati con Black Plug. Evviva. Evviva, Nico è felicissimo. A me piace, è carino, cioè c'è la storia, sta andando avanti, dai. Sì. Non ci siamo manco bloccati in chissà quale punto, cioè siamo anche bravi. Allora, ho sbloccato la porta. Adesso si apre, eccola qua, la 236. Con i codicini. Tac. Segnale luminoso, cosa c'è qua? E dove trovarlo? C'era qualcosa dietro. Beh, lo sapevo io. Ecco, si può scendere? Sì, scendiamo. Come sei diventato perspicace in questi ultimi video? Non stai un attimo zitto, lo sputi mai in terra. Incredibile, hai visto che roba? Non entrerò mai senza una fonte di luce più affidabile. Ah, non posso entrare qua dentro senza una luce affidabile, che quindi sarebbe quella delle batterie. Dove cazzo le trovo? Cioè, dove trovo la... Batterie non ne avevi addosso? Cioè, sì, batterie sì, ma non ho la torcia, tipo... Ho soltanto batterie, ma non ho torce. Dai fuoco alle batterie. Fuoco alle batterie? Non male, quindi. Qua su sti scaffali non c'è niente. Aspetta, c'è qualcosa lì sopra? No, non c'è niente. Dove potrò trovare una fonte di luce più affidabile? Dal quadro elettrico, no? Ah, scusa, ma qua non... Aspetta, c'è ancora qualcosa. Apriti. Ah, forse nei cassetti non ho guardato. Ecco la torcia. Lo ti mangiava la torcia. Presa la torcia. Non ho guardato nei cassetti anch'io, stupido. Ah, banco. La torcia in un cassetto e le batterie nell'altro, così. E via. Quindi, togliamo la soda, togliamo questo e mettiamo la torcia. Devi mettere le batterie. Penso se le pigli da solo. Porco Giuda, penso se le pigli da solo. No, la torcia non c'è bisogno, possiamo metterla qua. Ok, la fonte di luce affidabile c'è. Attenzione, affidabilissima. Riuscirò a passare da qua. Cos'è questo? Una melanzana. Sono quegli schifi là. Che una melanzana. Sembra una melanzana. Le fogne sono l'unica via di fuga. Mio padre ha scoperto qualcosa dove. Vai. Andiamo. Ecco, va là, sì. Io sei morto. Sono morto, sì. Ricominciano i. Da batterie proprio come delle batterie dietro una cassetta di legno non si possono usare. Ho un batterio come si fosse un domani. Ma poi vorrei sapere chi è che va lasciando queste batterie in giro. Cioè, mi piacerebbe proprio sapere, sai, io vado in giro. Anche io vado in giro. Esatto, in giro. Devo pagare 6,50€ per avere 4 batterie della Duracell, cioè questi li trovano in giro, dietro che le cassette. Cosa sta succedendo? Allora, vediamo. Sono rush, cioè, perché ah, sono una valvola. Una valvola, ma va bene. Secondo me la devi aprire. Sei morto. No, dai, morto no. È successo qualcosa. Che cazzo, Philip qui, vita. Che cazzo è? Non mi ha fatto manco aprire la valvola. Mannaggia a lui. No. No. Questo è Penumbra 1. Questo è l'inizio, sì. No! Ci sono già passati. Sì, lo so, mi ricordo anche io. E ti prego no. Perché? Perché? Dobbiamo rifare tutto Penumbra. Sì. Non ti puoi caricare il file direttamente. Una foto perfetta di questa stanza. Quasi. Immagine mostra una lattina. Ah, devi ricreare la. L'immagine, la fotografia. c'è rimasto. E poi? Cosa c'era? Girati. Allora, c'è la lattina qua.
cose lì. Il whisky c'è? Il secchio non c'è. C'è il... c'è il baule. Allora, già non c'è manco la sedia. No, vieni qui. Ti odio. Perché? Perché questo gioco? No. Vabbè, vaffanculo. Sì, uguale. Si è aperto, si è aperto. Scappottato in tutti i modi. Porca di quella miseriaccia. Cappottato in tutti, vabbè, ok. Ok, baule qui. Poi la lanterna è là. Faccio spostarla. Posso. Non c'è la bottiglia di whisky. Non c'è la bottiglia di whisky. Quindi ci sono due barili, ci sono, quindi prendo uno di sti barili qua. Ok. Devo metterli precisi le cose pure. Ho scritto una foto quasi perfetta. Ok, allora quindi c'è cose. Qui manca qualcosa? No, vero? Nulla, questo è un po' messo male, ma vabbè. Come si deve aprire sto coso? Ah no, ok, questo non c'è, questo va di sopra. Ci va questa qui. Il barattolo si deve vedere. Non c'è ordine senza il cazzo. Ah! Sì! E cazzo, sono finito. Che cazzo è sta roba? Una foto di non sono certo, uova. Bello. Ah, ecco, giusto quello che mi serviva, un bel uovo. Perfetto, filo spinato, minchia, sembra Silent Hill, cazzo. Puzza di carne bruciata, perfetto. Queste botti sono piene di ceneri. Mettilo nell'acido. Non posso, porca troia. No? Ciao. Cazzo, sono delle mani. Dovevi mettere l'uovo forse. Metti il cane. Che ora le zampe? Si vede niente noi, figurati loro. Perfetto, proprio dove volevo essere. Posto molto carino. Altro che Silent Hill, cazzo. Guarda che schifo. Comunque ancora non ci ho capito niente io. L'unica che vedo uscita, ma cazzo faccio a vederla. Devo dare il 5. Ciao. Bloccato. Sono altre mani. Perché gli spezzo tipo il gomito? Ah, allora questa si è attivata. No, allora c'è questa qui. La prima è questa. Vedi che rimangono accese. No. Allora è questa qui.
Dai, vieni su, manina. Ok, uno. Poi questa sarà questa qua. Yes. Poi io questo o l'altro. Vediamo se questa. Sì. Che caldo qui. Bene in peggio, ragazzi. Ovviamente bloccata. Ci devo mettere dei... I bidoni sopra? Sarà tipo una sequenza. Oppure le mani. Le mani si muovono come prima. Ah no, lì si illumina se... No, si illuminava su quello di dietro. Questo, su quello là. Quello là. Ecco. Quindi uno è questo, poi. Saranno i verdi? Non so quale devi illuminare. Non lo so, saranno i verdi. Forse deve aumentare la fiamma. Forse sì. E l'altro devi vedere dove metterlo. Indovinelli. Mo sali la scala. Dici troppo facile. Si apre comunque. Red, mi dispiace, sei più felice ora. Secondo che ancora mi chiami. È salito il sangue, raga. Quindi questo è bloccato. Devo scendere forse. Devo scendere nel sangue. Sì, perché qua non posso andare. Questa è bloccata. Da una parte dall'altra. E voglio scendere di qua. Stai morendo. Ah, c'è una fanculo. Non ho mica visto. Ospite. Siamo qui ora. Ospite.
secondo me devi aumentare un po' la luminosità. Aspetta che ho anche finito le batterie. Eccoci qua. Che brutto posto. Dove cazzo sono finito? Eh sì, c'era la stanza. Che cazzo? Dove vado? Ah, minchia. C'è tipo il vermone. Minchia, ragazzi, intensissimo. Brividi proprio. Sì, era bello. Pronto? Preso controllo. Beh, nuota e nuota, fischia e nuota. Ma si può nuotare? Boh, ma che amore. Salire di qua come ci arrivo? Ah, devo spostarle in acqua. Crearmi un passaggio. Non c'è la scaletta. No. Allora, mettile in fila con le altre che hai là. Perché le hai messe tutte in quell'angolo? Vabbè, tanto va bene, no? Va dritto. Le devi mettere secondo me un po' distanti, perché sennò come ci arrivi là? Spieghi perché si è tipo andato giù. C'è un motivo. Boh. Qui si è anche fatto male. Cioè. Si vede che si è bagnato troppo e è andato giù. Ha preso peso. Ha preso peso e è andato giù. Proviamo. Adesso guardate come ha messo le scatole Stefano. Vuoi metterle tu? Girati. Vai, salta nell'acqua. Vai, vai. Abbiamo fatto. Io sono bravo io. Devi salire forse. Scalinate quelle ignoranti proprio. Esatto. Ragazzi, ho anche fatto le fogne. Va bene, bene va da bene, questo va cesso bene, di Joe. No, da questo cesso no. A voi, da questo cesso a voi a studio. Ci bene, salutiamo, ci vediamo salutiamo. Con la prossima. Ah, salva, salva. Mentre salvo, scusa, giusto tanto per prendo tiro anche dei libri perché la TV è in pessime condizioni. Perché invece il materasso è ottimo. Va bene, qua c'è un altro computer, non si avvia, non c'è elettricità. Queste possono sempre essere utili. Quindi questo anche non lo usiamo mai, però va bene, ok. Ci sono e ce lo teniamo. Ultimo cassettino, non c'è sta una cippa di minchia. Quindi benissimo, qua c'è una TV. Con questo alash. Ci lasciamo per ora con questo penumbra. Meno male. Meno male. No, dai, è bello. A me piace. Bello. Fateci sapere. Ma piaceva anche il primo a te. Ma sì, carino. Vabbè. Va bene. E ci lasciamo qui al punto di salvataggio. E ci vediamo nella prossima. E continuiamo questa sfolgorante avventura. Alla prossima. Ciao da Ste. Ciao.